Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Approvo Berlusconi al governo con la sinistra purché si dia il ben servito a Conte. La scelta di campo di Carlo De Benedetti, l'editore di Domani. Silvio è sempre sul pezzo, dice l'ex editore di Repubblica, che a settembre tornerà nell'edicola con un nuovo progetto. Intervistato dal Foglio, arriva a fare un endorsement senza precedenti per quello che è stato da sempre considerato suo nemico giurato. Tutto pur di cacciare il Presidente del Consiglio che, stando alle sue dichiarazioni, è peggio dell'ex cavaliere. 'Ndrangheta, contributi per l'emergenza Covid nelle mani delle cosche, 8 arresti a Milano per frode fiscale aggravata dal metodo mafioso, 4 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari nell'inchiesta della DDA di Milano, 27 gli indagati, sequestrati beni tra cui aziende e disponibilità finanziarie per 7,5 milioni di euro. Perquisizioni in 7 regioni per ottenere appunto i fondi, sarebbero state utilizzate fatture false emesse dalle società inserite nello schema di frode. Procuratore capo Francesco Greco ha detto ottenuti fondi statali a fondo perduto per 3 società per un totale di 60.000 euro ed erano pronti a chiedere un finanziamento da 150.000. Camici alla Lombardia dal cognato di Fontana, l'assessore a capo della task force per i dispositivi di protezione, dice rifarei tutto. Il titolare della task force regionale per la produzione di mascherine e DPI è già stato sentito dal PM come teste e ha riferito in aula su richiesta dei consiglieri 5 Stelle. Intanto all'ANSA riferisce che secondo i primi atti di indagine la moglie del governatore Roberto Dini, titolare del 10% delle quote della società del fratello, non avrebbe avuto un ruolo attivo nel caso. Autostrade e Consiglio dei Ministri sulla revoca slitta alle 22. Cancelleri dice decisione politica. I Benetton dicono capiamo Conte ma soluzione equa. Dopo quasi 2 anni il dossier autostrade approda sul tavolo della riunione dei ministri alla ricerca di una sintesi informativa del Premier come De Micheli e Gualtieri. Il vice ministro di trasporti ha detto gli atti conseguenziali arriveranno dopo il commissario, unica via per avviare la revoca. Gianni Mion, presidente della holding degli imprenditori veneti, ha detto quello che è accaduto rende comprensibile la posizione del presidente del consiglio. Tuttavia è nostro dovere difendere le aziende. Mi auguro che si trovi soluzione equa. Venezia, gli avvocati chiedono al Ministero ispezioni in Corte d'Appello, sentenze e copia e incolla diffuse prima delle udienze, dicono. Secondo i rappresentanti dell'avvocatura ci si troverebbe in presenza di alcuni casi in cui le bozze delle sentenze erano già state predisposte con il verdetto di condanna e con l'indicazione dei termini di deposito delle motivazioni prima che si svolgesse l'udienza di fronte a un collegio giudicante. La Presidente della Corte d'Appello ha detto semplice bozza, sono sorpresa della decisione di rivolgersi al Ministero, comprendo che gli avvocati possono avere frainteso, ma sono amareggiata. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso, inseguimento lungo il PUT, arrestato l'ubriaco che ha rischiato di investire alcuni pedoni. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio, il 33enne trevigiano è ora agli arresti domiciliari. Cresce il focolaio Covid di Treviso, 6 nuovi casi su 15 test, ci sono anche 2 bambini. I nuovi positivi sono parenti della donna kosovara di 68 anni ricoverata al Cafoncello nei giorni scorsi. Nessuno di loro è stato in Kosovo di recente. Parla il papà. Mio figlio voleva aiutarlo, non sapeva fosse violento. Il rammarico del padre del giovane legato e violentato in casa da un 63enne. Avessimo conosciuto il suo passato non sarebbe accaduto, il tempo ci aiuterà, ha detto. Caso Bortuzzo, chiesta la conferma della condanna a 16 anni per responsabili Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, spararono 3 colpi di pistola contro il nuotatore che venne colpito alla schiena e la fidanzata Martina Rossi che si trovava accanto a lui a un distributore automatico di sigarette e rimase miracolosamente indenne. Segue la scia dell'amico e lo tampona, ciclista cade grave in ospedale. Incidente in mattinata poco prima delle 11, località Carrainati di San Zenone degli Ezzelini, poco distante dal cantiere della Pedemontana. Un 78enne trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso. Notizie dal Friuli Venezia Giulia.
Un morto e un ferito grave al CPR di Gradisca. La squadra mobile della Questura di Gorizia sta cercando di fare luce sul giallo. Alcuni ospiti della struttura hanno incendiato dei materassi. La squadra mobile della Questura di Gorizia insieme al magistrato di turno stanno cercando di fare luce su un grave episodio accaduto questa mattina al CPR di Gradisca di Isonzo. Nuovo sequestro di cuccioli lungo la A4, importante operazione di Postrada e Noava. I cani provenienti dall'Ungheria erano destinati al mercato italiano. Nella notte tra sabato e domenica è stata messa a punto un'altra importante azione di contrasto al traffico illecito di cani provenienti dall'Ungheria diretti al mercato italiano. L'operazione è stata compiuta dai forestali del nucleo operativo per l'attività vigilanza ambientale, appunto il NOVA, insieme agli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Palmanova, con il supporto e il coordinamento del centro operativo autostradale di Udine. Un furgone carico di cani è stato intercettato dalla Postrada lungo la 4 all'altezza di Ronchis in direzione Venezia ed è stato subito fermato per essere sottoposto a tutti i necessari controlli sulle condizioni di trasporto e di salute degli animali. Condannato per circonvenzione, lo arrestano lungo la A23. Durante un controllo gli agenti della Postrada di Amaro hanno scoperto che il conducente era ricercato. L'intensificazione dei servizi di controllo post-Covid-19 per prevenire fenomeni criminosi sulle strade e garantire la sicurezza degli automobilisti dal 6 al 12 luglio ha consentito, attraverso le pattuglie della Polizia Stradale, la verifica di 324 veicoli, 299 sono state le infrazioni con 401 punti decurtati, le patenti di guida ritirate sono state 3, 2 le carte di circolazione. Fornisce varie generalità straniero denunciato. I carabinieri hanno segnalato per falsa attestazione a pubblico ufficiale un giovane afghano. I carabinieri di Tarvisio hanno denunciato un cittadino afghano di 32 anni e domenica mattina appunto i militari durante un servizio di controllo lo hanno rintracciato a piedi lungo la statale 13 Pontebana a Tarvisio Centrale e l'hanno accompagnato in caserma per approfondimenti. Trasporta un clandestino sulla Mercedes classe A. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della stazione di Tarvisio durante i normali controlli al confine. I carabinieri di Tarvisio sabato pomeriggio hanno arrestato un cittadino croato di 34 anni, residente a Berlino. È stato fermato in flagranza di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel territorio nazionale di un cittadino bosniaco irregolare di 21 anni. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.